È un momento di crescita verticale, è un momento in cui stiamo confermando il piano di rilancio dell'Istituto Oncologico. Oggi presentiamo i risultati di un lungo lavoro che abbiamo fatto in 2 anni di attività e quindi anche da un punto di vista della conferma del carattere scientifico dell'Istituto Oncologico di Bari, ma anche la conferma dell'atto aziendale che abbiamo presentato il 31 marzo del 2023. Così il direttore generale Alessandro Delle Donne ha annunciato la conferma da parte del Ministero della Salute dello status di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nella disciplina di oncologia dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Il decreto di conferma dello status di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico è stato notificato dopo la site visit della commissione di esperti nominata dal Ministero, tenutasi lo scorso 27 ottobre. I commissari ministeriali hanno visitato diversi ambienti dell'oncologico barese, ispezionando in particolare laboratori, sale, ambienti clinici e di ricerca. Nell'occasione sono stati firmati i primi contratti di ricercatori e collaboratori professionali di ricerca sanitaria. Dal 1 giugno e fino a fine agosto entreranno in organico altri 35 professionisti. Stiamo ampliando posti letto, stiamo ampliando le nostre tecnologie, ma soprattutto stiamo assumendo nuovi ricercatori. Il nostro non è un ospedale soltanto, è un istituto di ricerca. È un istituto in cui la ricerca e i nostri collaboratori della ricerca sono fondamentali per la crescita del sistema sanitario nazionale e in particolar modo quello della Puglia qui a Bari. Un aspetto che insomma, si possa migliorare l'aspettativa di vita dei pazienti, le terapie dei pazienti, e questo è possibile soltanto attraverso una ricerca traslazionale d'eccellenza che mi auguro possa essere condotta qui in questo istituto.